teatro di Leo è stata anche una bottega, forse l'ultima bottega di attori del nostro paese. Come si lavorava? Si lavorava in maniera straordinaria. Leo era un vulcano di idee, di sogni e di generosità. La cosa bellissima era il rispetto per l'attore, che forse non ho più trovato da parte di registi in maniera così forte. Non si arrabbiava mai. Capivi dallo suo sguardo, se si rabbuiava un po', che magari quella cosa non andava bene, ma il rispetto era straordinario. Leo per me era veramente un sogno realizzato sulla scena. Quando anche non ero tra i suoi attori, andavo a guardarlo, io piangevo sempre, era un piagnone tremendo a vedere i suoi spettacoli. Mi capitava con lui e con Pina Bausch, perché era talmente, avevi davanti la bellezza. Cosa si fa davanti? Devi reagire in qualche maniera. Allora piangevo, cioè, ed era bellissimo piangere, perché capivo che avevo visto qualche cosa che mi riempiva veramente l'anima. E poi, oltre alla sua generosità, era un grande maestro dell'insegnamento. I suoi insegnamenti rimangono per me fondamentali anche per l'insegnamento che faccio io. Ripeto continuamente a tutti gli attori che lavorano con me o anche nei laboratori la frase famosa di Leo, che era essere e non fare, che è fondamentale. Le cose ti devono attraversare, la tua energia deve esserci dentro. Ecco, questo era. Ma l'insegnamento lei è di tutto, è nella vita, nelle scelte e tanto altro. Per voi giovani attori della compagnia di Leo, la visione che lui portava in teatro era da subito intellegibile? Da cosa partiva? Come costruiva? No, non era da subito intellegibile, soprattutto nei primi anni in cui si lavorava con lui. Come dicevo nel mio intervento, lui teorizzava proprio la partenza dal vuoto. Lui aveva bisogno di vedere la scena vuota e da lì nella sua fantasia nasceva la necessità di oggetti, creava questi movimenti, queste traiettorie. Noi avevamo sempre una gestualità molto, molto rigorosa, quasi geometrica, non era tollerato il naturalismo del gesto, era sempre tutto molto controllato. E quindi tra le geometrie delle luci, le geometrie degli spazi, dei movimenti, ecco, pian piano nasceva tutta questa sua creazione. E appunto arriverei quasi a dire che certi elementi della scenografia erano veramente al servizio della luce. Mi ricordo per esempio in Cantico dei Cantici, lui aveva tutta una serie di oggetti in scena, li aveva poi coperti tutti con un tulle bianco, proprio perché questo tulle bianco gli consentiva di proiettare determinate luci, di restituire dei colori. Lui era molto affascinato dalla luce e aveva trovato in Maurizio Viani un collaboratore straordinario. Maurizio era un artista. E quindi questa simbiosi, questa grande complicità fra loro due produceva proprio un lavoro di grande fascino. Lui appunto era molto visionario e costruiva queste visioni, non so, mi ricordo per esempio nella platea durante 900 e 1000, la platea era disseminata nel pavimento di piccoli specchietti, perché a un certo punto partivano delle luci, dei mini laser che colpivano esattamente con un'incidenza corretta, colpivano questi specchietti e si riflettevano, per cui a un certo punto dello spettacolo c'era tutta la platea che sembrava imprigionata da una rete. E non era solo l'effetto strabiliante di chi si trovava improvvisamente dentro lo spettacolo imprigionato da una rete, aveva una sua necessità, parlava di noi e questo era appunto, non era mai estetizzante nonostante la straordinaria bellezza delle sue visioni, era sempre necessario. Ecco, questa bellezza necessaria che tu ci racconti non ci è poi stata restituita da nessun video, forse perché no, lui non voleva.
lui non voleva. Intanto usava delle luci molto basse, il buio era veramente protagonista spesso nei suoi spettacoli, e non c'erano strumenti idonei, adesso probabilmente sì, ma in quegli anni non c'era ancora una raffinatezza tale per cui gli strumenti potessero in qualche modo restituire quella bellezza. Ma poi soprattutto lui non voleva. Lui diceva che la memoria del teatro, cioè che il teatro deve vivere nella memoria di chi vi ha assistito. Faceva l'esempio della Duse, diceva: se io oggi vedessi la Duse recitare, probabilmente non mi piacerebbe, perché la troverei vecchia, superata, chissà, cioè non... mentre invece leggere le testimonianze di chi l'ha vista recitare, di chi mi ha raccontato che emozione era vederla recitare, per me è infinitamente più interessante, diventa un elemento di ispirazione. E quindi lui non voleva, lui voleva che il teatro vivesse nella memoria. E così è. Grazie a te. Oggi si è parlato di voi attori di Leo come di una sorta di archivio incarnato della sua esperienza. E Leo è stato un autore, un attore, ma anche un maestro. E come si è espressa questa sua qualità? Con l'uso della scena, ovviamente, con la regia. Ma come si è detto oggi, essendo artista filosofo, attore filosofo, erano diverse le occasioni per seguirlo e sentire il suo pensiero, perché si è parlato della sua generosità e lui era generoso delle sue parole, e condivideva i suoi pensieri, scriveva molto anche, ci sono diversi scritti, no? Politici e di politica teatrale. E dunque c'erano le assemblee, oggi non si è nominata l'assemblea permanente del 1996, che è stato un momento importantissimo, che ha radunato gli artisti del teatro di ricerca, ma non solo, di tutta Italia, a Bologna nel maggio del 96. E lì non solo Leo ha parlato, hanno parlato tanti altri studiosi, registi, artisti. Quindi si manifestava il suo insegnamento nelle occasioni di convegno, di assemblea pubblica, si manifestava nel suo modo di essere anche direttore artistico poi del suo teatro, si manifestava nel suo rigore, l'abbiamo già detto tante volte, rispetto al testo che andava a mettere in scena, rispetto allo spettacolo che stava creando, rispetto alla comunità che doveva accogliere e il suo lavoro di poesia teatrale, e poi anche quindi era, ovviamente partiva dal regista con l'attore, ma continuava, e per quanto mi riguarda poi è stato molto anche il suo importante, il suo instradamento, come dicevo, verso il lavoro dell'attore autore, che mi ha portato poi a fare i miei spettacoli, i miei progetti anche. Tu prima hai parlato di una sua qualità particolare, ce la vuoi raccontare? Facevo un discorso di Laura Mariani sulla magia del legame tra Claudio Meldolesi, che pure è stato mio professore all'università, e mi sono laureata in storia del teatro inglese con Claudio Meldolesi. E si parlava, ci si chiedeva il perché, no? Della legame tra questi due uomini che partivano da giovani anche da presupposti politici diversi, non tanto distanti comunque, ma da posizioni un po' diverse. E io rispondevo per la grande intelligenza, la grande sensibilità e infine, ma non ultima, la bontà d'animo di Leo e di Claudio Meldolesi, che sono doti non da poco, e che quando le ha un artista risaltano ancora di più, perché lo sanno, non c'è bisogno che lo spieghi, no? L'artista dovrebbe essere, purtroppo spesso è, un coacervo di egocentrismo e di narcisismo, e loro avevano, soprattutto in questo caso l'artista Leo,
la capacità di non essere proprio solo quello, anzi di dosare il proprio narcisismo, di trasfigurarlo, di usarlo nella giusta potenzialità. Ecco, poi tu hai parlato anche dell'esoterismo, della ricerca in qualche modo anche spirituale di Leo tramite il suo lavoro. Sì, e questa magia nella quale tutti venivano immersi, no? Questo liquido amniotico che era l'immersione alla quale assistevano e vivevano sia gli attori che il pubblico durante i suoi spettacoli. Come diceva anche Gino Paccagnella, sono vibrazioni energetiche che lui era capace di suscitare e era capace di muovere la vibrazione interna degli esseri umani, degli astanti, quindi sia pubblico sia attori, e portare a uno stato di coscienza differente dal solito. È come se fossimo in presenza di un mantra, no? D'altronde recitare il mantra, recitare il teatro. E lui aveva questa forza e io l'ho sentito, prima di tutto l'ho sentito dire, parlare di queste cose e mi ha colpito. Ma contemporaneamente stavano, probabilmente si muovevano delle energie subliminali, sottili, delle quali io, anche perché ero giovane, non ero ben consapevole, ma che poi hanno lavorato e mi hanno portato a una consapevolezza e sì, perché mi sono tanto chiesta perché è così forte Leo e non ce n'è uno uguale a lui, perché lavorava su questi altri livelli, mi parlava di altri mondi, parlava dell'oltre, che l'artista è anche un legame tra la comunità e l'oltre, con la O maiuscola. Poi questo è stato ben teorizzato da Mildolesi anche nel libro che abbiamo lavorato insieme a lui, La terza vita di Leo. E quindi questo archivio, questa memoria di Leo, che non è, abbiamo visto, non è memoria video perché lui non voleva che gli spettacoli fossero ripresi, come vibrerà secondo te, come potrà essere utilizzata? Io spero che sia utilizzata per i giovani, ho parlato di giovani, trasmissione e futuro come tre parole che mi hanno portato a parlare stasera. E vorrei che fossero soprattutto loro, quelli che non l'hanno mai visto, né conosciuto, non hanno visto i suoi lavori, comunque ad essere baciati, toccati, invasi e raschiati anche loro da questo maestro. Quindi l'archivio è preziosissimo, è grandissimo, è importante il lavoro che hanno fatto qui all'università. Io sono molto grata veramente, perché e noi attori daremo anche noi quello che c'è, che possiamo, perché sia sempre più ricco, è per loro, è per i giovani, e questo è l'esempio di Leo. Sì, per noi è sempre una festa rincontrarci ed è anche un nutrimento come artisti, perché ci riporta a un punto di consapevolezza, di serietà, profondità che deve esserci nel nostro lavoro, nonostante i tempi. Ma è più importante ancora per i giovani.